È un genio, raga, ma chi è? Non lo so, Gabbia Pizz. Te l'apri lo sportello, non lo no, sa aprire. Ma salta così a bordo manco. Sì, ma hai visto come ha aperto lo sportello? Ma ha qualche problema alla schiena? Ti prego, cane, puoi riuscire un secondo e lo riapri? Fate scendere il cane dalla macchina. Arriva alla fuente, un minuto e sono lì. Sì, sì, siamo qua fermi. Minchia, che due coglioni, cioè. Non ho vita, cioè. Siamo peggio. Se siamo arrivati ad avere 10 milioni in tasca, di certo è perché non siamo dei scalmanati. Ti stai cagando in faccia per 50.000 dollari, ti sei cagato. Non hai capito il principio, se ragioni esatto, così te la mettono nel culo tutti. Cosa, Orazio, ieri 50.000 dollari. Vabbè, mamma mia. Oddio. Ma... come col blackout non cambia un sì, cazzo. Sì, non si vede nulla, si vede nulla. Sono vado, provo a evitarli. Vai, prova. Prova. O dimmi tu, scappiamo subito via. È osso. Porca troia, vai via. No, si è chiusa! Porco Dio! No! No! No, no! No! Vabbè, diciamo che siamo passati qui per caso e abbiamo toccati per sbaglio. Qui non si scherza. Ecco, ecco. Oddio! 270 80 290. Ah, sicuramente c'ha qualche sì, sì. Qualche 290, c'ha qualche 299. 303 303. Oh! No, 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 no. Ma dopo noi ci beviamo qualcosa, gente. Sono praticamente sempre servizio. Dai, non lo troviamo un buco libero, no? Non credo. Spero proprio. Che un buco magari in mezzo al pomeriggio, magari... ma in pomeriggio intendo. In pomeriggio tra una parte Barroso, tra un tunnel alto ce la va un buco libero. Bravo, ok. Mi raccomando, andate piano. Zio, ti compriamo anche due casse di mogano. Ti offro un menù, ti avvicini e fai. Allora, permetti a te tre fette di prosciutto dalle chiappone di questa tipo capelli. No, 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 no. Generale, per favore, fammi uscire via. Fammi uscire. Aiuto. No, 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 no. Collega. Oh, ragazzi. Oh, ragazzi, la smettete. Oh. Ma da... Collega, LOL, il 5-6 sarà la sveltina della poliziotta. Tanto lo so che è uno scam, però tanto lo volevo fare a prescindere. Ma se volete andare con la borghese che vi ha autorizzato mezzo, mi devo cambiare. Infatti, lei non può cedere, è una missione in copertura. Che... No! Che cazzo fai? Che cazzo fai, Garcia? Ma sei impazzito! Garcia, stavo prendendo la cazzo di auto, lo ha capito? È un tatuaggio. Lo stavo schiacciando con uno schiaffone. Posso farti una domanda, caro? Mi dica. Ma cosa ti è passato per la mente il giorno in cui hai deciso di tatuarti un ragno in faccia? Rappresenta una delle mie paure più grandi, mi aiuta a superarlo. Averlo in faccia? Ho capito, però sì, sei imbrattato per la vita. Perché non ti tatui la figa in faccia? 8, 16... Perché non è una mia paura. No, siamo col mio amico, Ma potete anche tatuarmela, il concetto è giusto, però farlo in faccia mi sembra un po' eccessivo, non trovi? Ho una chiamata. No, l'assunto dopo, vabbè, l'assunto, okay. Vieni qua, vieni. Arrivo. Io qua manco ci dovevo stare. Perché sì, volevamo portarla capitano, a fare aiuto. Un po' di rapine. Aiuto, sono mi clipate quella scena, ragazzi. Assunto, signor capitano. Oh. Stanno arrivando, Era incastrato adesso, nella recinzione. Giuro, ma cosa cazzo ma che hanno? Vada. Mi piace, puttanone. No, vabbè. Ma tranquillo, Martin sa come va. Fermati. Allora, pezzo di merda, scendi subito dalla moto, bastardo. Vieni qui, dammi le chiavi. Oh! Fai del mestiere il tuo amico? Oh, porca troia, scappa! Scappa!
Ciao. Andiamo, collega. Collega, andiamo, lasciamo loro. Allora. A che punto siete con la rapina? Ancora manca abbiamo iniziato. Fate, fate. Ok, va bene, aspettiamo. Buonasera, ragazzi. Buonasera, ok. Buonasera. Quanto vi manca? Per cosa, scusi? Allora, se volete la via di fuga, dovete darci 15k. Ma io stavo cercando i fantasmi, in realtà. Sì. 15k di che? Sì, okay. Ragazzi, abbiamo per forza bisogno di 15k, senza non si può fare nulla. Quanto vi manca? Buonasera. Buonasera, sì, sono io. Buonasera. Buonasera, sì. Al colpo di sirena potete partire.